Guardate che sciame di moto, oggi 200 km di off-road con i ragazzi di Moto ADV. Speriamo che me la cavo. Ci sono moto di ogni razza e forma, ho visto una certa prevalenza KTM, ma ci sono anche diverse Africa Twin, modello vecchio, modello nuovo, diversi GS e BMW, non il 1200 grosso ma quello un pochino più piccoline. Il giro di oggi prevede 200 km di solo off-road, adesso stiamo andando a Passo Duomo per trasferirci all'inizio vero e proprio del giro. Ci troviamo sotto la Miata per la precisione. E si entra in fuoristrada off-road. Quello lassù, ma tanto lo sapete, è la Miata. Adesso si gira, si esce dalla strada principale, si va in un tratto, oserei dire, più complesso. Abbiamo un bel guado, vedo laggiù all'orizzonte. Bravo! Adesso aspettare il mezzo, ma vabbè. Grande! Grande! Foto, poi te le mando. Ah, grazie. Oh, abbiamo un po' di fango. Pozze chilometriche. Ma speriamo di finirla. Se si inizia a trovare troppo fango, mi sa che diventa un po' duretta la faccenda. Comunque dai, ci sono un sacco di ragazzi. Se c'è bisogno di una mano, insomma, la danno. Eccolo là sul gruppo Essare. Guarda che spettacolo! Naturalmente io sono quasi in fondo al gruppo, prima sono tutti manici, poi credo di essere quello che ha le gomme peggio di tutti, a parte che la posteriore è a metà, ma poi anche come tipologia di gomme, hanno tutti gomme piuttosto tassellate. Organizzazione simpaticissima, in pratica ogni volta che c'è un incrocio, se dietro non si ha nessuno bisogna fermarsi all'incrocio, ed è quello che sto facendo io in pratica in questo momento. Poi quando arriva quello dietro si fa a cambio, io parto e lui resta qui. Abbiamo un tratto abbastanza impegnativo, speriamo bene. Più che altro sono questi ciottoli smossi che a me proprio non garbano per niente. Fila di gas. Ma pensavo peggio. Ah, qui non è battuto. Abbiamo sbagliato strada, però ne approfitto per farvi vedere un bel panorama. Che spettacolo! Quel ragazzo davanti a me che ha un'Africa come la mia, Stefano, che mi ha contattato tramite Facebook, mi ha detto di questo evento. Un evento che durava, dura anzi, 3 giorni, è iniziato ieri con una notturna, tutta la giornata di oggi e anche la mattinata di domani. Hanno pensato tutto loro come organizzazione per il pernottamento, pranzi, cene e compagnia bella. Si chiama Moto ADV Ride l'evento, credo sia la quarta o la quinta edizione, magari vi sto dicendo una castroneria. E ora comincia il tratto molto difficile.
Ah! Mamma mia, non ci sta ritti. Oi oi. Io non ce la fo. Non me la sono sentita di provare a scavallare quel punto perché mi sembrava parecchio ripida e parecchio fangosa. Si parla di un tratto molto corto, però con queste gomme niente da fare. No, non me la sento di rischiare. Ma non tanto per me, perché sai, la moto l'ho già appoggiata in terra e si rialza facilmente. Tanto perché non vorrei costituire rottura di pelotas per gli altri ragazzi, eh. È ritornato il gruppone, quindi mi sono accodato. Ora si ricomincia a mangiare un po' di polvere. Altro momento di smarrimento. Dopo una sosta di benzina dalle parti di Toranieri, siamo risaliti via asfalto per Montalcino. Oh, si riparte con la strada polverosa. Questa non l'ho mai fatta, bella bella, buona a sapersi che c'è. Pensate, è piovuto 2 giorni fa tutto il giorno da queste parti. C'è stato il sole ieri, basta praticamente, tutto il giorno. E guardate la polvere che alzano le moto. Cioè praticamente tra un mese si muore soffocati. L'immancabile vialetto coi cipressini. E ora si fa pranzo.